Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». Sorelle e fratelli carissimi, il Vangelo che abbiamo ascoltato fa riferimento al fuoco, e questo riferimento in questa caldissima estate ci sembra quasi ironico. Ogni giorno ascoltiamo in televisione, leggiamo sui giornali, vediamo sui media l'invito ad essere prudenti, a non accendere fuochi, a non correre il rischio di incendi. Invece Gesù ci dice in questa pagina che Lui è venuto proprio a gettare fuoco sulla terra. Cosa vuol dirci il Signore? Certamente a Gesù non interessa far salire la temperatura del pianeta, non interessa scaldare i gradi meteorologici, a Gesù interessa scaldare il nostro cuore, far salire la temperatura della nostra fede. Il fuoco è un'immagine comune ad ogni persona. Il fuoco ha sempre affascinato gli uomini e le donne fin dal tempo della creazione. Infatti, tutti i miti dell'antichità hanno come riferimento il fuoco. Pensiamo soltanto al mito di Prometeo, che addirittura ruba il fuoco agli dèi. E anche nella Sacra Scrittura l'immagine del fuoco è sempre presente. Nell'Antico Testamento più di 400 volte c'è il termine fuoco, che è esh in ebraico, molto simile a ish, il termine che indica l'uomo, quasi a dire che l'uomo, la donna, la creatura devono essere degli esseri di fuoco. Dobbiamo diventare persone infuocate, trasmettere il calore di Dio, il fuoco d'amore che viene dal Signore. Pensate alla colonna di fuoco che guidava il popolo degli ebrei nel deserto, dando loro luce e calore. Pensate a Dio che si manifesta sul monte Sinai a Mosè, non soltanto in mezzo ai tuoni e al terremoto, ma proprio attraverso il fuoco. Pensiamo a Giobbe, il quale definisce la folgore come il fuoco di Dio. Pensiamo soprattutto al roveto ardente nel momento in cui Mosè riceve la sua vocazione, questo roveto che brucia ma che non si consuma e che manifesta l'identità di Dio: io sono colui che sono. Pensiamo anche al profeta Geremia, il quale dice che la parola del Signore dentro di sé è come un fuoco nelle ossa. Lui vorrebbe contenerlo, ma non gli riesce. Quel fuoco è fatto per essere presentato agli altri, per essere annunciato e testimoniato. Ma il fuoco non è soltanto per la luce e per il calore. Il fuoco è anche per la purificazione. Il fuoco brucia ciò che non serve, ciò che ostacola la purezza delle cose. Serve per rendere puro l'oro, serve per bruciare ciò che è dannoso e inutile. Giovanni Battista nel Nuovo Testamento infatti così parla di Gesù che dovrà venire dopo di lui: «Io vi sto battezzando con l'acqua, dopo di me verrà uno che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ha in mano la pala per pulire la sua aia, metterà il grano nei suoi magazzini, ma brucerà la pula, la paglia, con fuoco inestinguibile». E poi Gesù stesso dice
che è venuto a portare il fuoco sulla terra. Lo abbiamo ascoltato proprio nella pagina del Vangelo di oggi. E addirittura i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, volevano far scendere il fuoco sul villaggio dei Samaritani che non aveva accolto il Signore Gesù. Ma non è questo il modo di agire del Signore. Il modo di agire del Signore non è quello di bruciare le persone, di bruciare i villaggi, ma quello di bruciare ciò che nelle persone non va. San Paolo direbbe l'uomo vecchio, San Paolo direbbe il mondo vecchio. È questo ciò che il Signore vuole bruciare, come la zizzania che gli angeli separeranno dal grano e bruceranno nel fuoco alla fine dei tempi, perché resti solo il buon grano, perché resti solo ciò che è bene, bello, vero e buono. Questo vuole il Signore. Per questo motivo il Signore getta questo fuoco, perché il suo amore, il fuoco del suo spirito possano dominare per il mondo intero. Naturalmente il mondo vecchio, l'uomo vecchio fanno resistenza al fuoco dello spirito, al fuoco dell'amore. Chi è abituato a vivere nell'egoismo, nell'orgoglio, nella superbia, chi è abituato a fare traffici illeciti, a competere con tutti, a vivere nel male, resisterà quanto più può al fuoco dell'amore di Dio, al fuoco dello spirito. Anche le persone che vivevano al tempo di Gesù volevano contrastare Gesù, non accoglievano la sua predicazione e il suo Vangelo, volevano spegnere questo fuoco immergendo Gesù nell'acqua della morte. Ma quell'acqua della morte che secondo i sommi sacerdoti, gli scribi e i farisei dovevano finire definitivamente Gesù e il suo Vangelo, diventano il trampolino da cui il Vangelo di Gesù prende lo slancio per essere diffuso ovunque. Nella Pasqua Gesù in effetti muore con la morte in croce, ma poi risorge, e nel compimento della Pasqua, nel 50° giorno, nella Pentecoste, lo Spirito Santo scende con lingue come di fuoco sugli Apostoli e Maria Santissima riuniti nel Cenacolo, rendendoli capaci di annunciare il Vangelo, di testimoniare il calore dell'amore del Vangelo e del fuoco dello Spirito davanti a tutto il mondo. Naturalmente, questo fuoco dello Spirito, questo battesimo nel quale Gesù è stato immerso, donando la sua vita perché il Vangelo potesse essere annunciato a tutti e diventare salvezza per tutti, crea divisione. Quando Gesù è nato, gli angeli hanno cantato in cielo e pace in terra agli uomini amati dal Signore. San Paolo, nella lettera agli Efesini, dice che Gesù è la nostra pace, ma il Vangelo di Luca non mette la pace di fronte alla guerra, mette la pace di fronte alla divisione, perché l'annuncio della pace che viene dal Signore inevitabilmente crea divisione nel nostro cuore, nella società e anche nella Chiesa. Nel nostro cuore, perché come gli scribi e i farisei al tempo di Gesù, anche noi resistiamo, anche a noi dà fastidio rinunciare a tante cose che nella nostra vita appartengono alla nostra esperienza. Diventare servi, diventare capaci di donare la nostra vita, eliminare le opere della carne, le ingiustizie, le dissolutezze, gli adulteri, le stregonerie, è sempre molto faticoso. È molto più semplice lasciarle andare. Operare secondo il frutto dello Spirito è davvero difficile. Senza l'aiuto del Signore non ce la faremmo. E per questo il Signore, come un buon chirurgo, divide, separa nel nostro cuore le cose cattive dalle cose buone,
perché le cose cattive possano essere eliminate e possano restare solo le cose buone, così come il medico allontana un tumore o qualunque altra cosa che potrebbe essere dannosa per il nostro organismo. Quindi la divisione che Gesù porta dentro di noi è perché noi possiamo portare frutto, come il tralcio che il contadino ha potato. Ma nella stessa società, come diceva San Giovanni Paolo II, ci sono delle strutture di morte, delle strutture di peccato che debbono essere eliminate perché possa giungere la civiltà dell'amore. E chi è potente, come già accennavo, cercherà di resistere, di non permettere questa cosa per poter continuare a fare quello che desidera, il bello e il cattivo tempo. E anche all'interno della Chiesa, nel nome del si è sempre fatto così, delle tradizioni antiche, spesso si rinuncia a vivere secondo il Vangelo, spesso si rinuncia a testimoniare il fuoco dello Spirito che ci vuole tutti figli, tutti fratelli e tutti servi, tutti innamorati di questo Cristo, tutti testimoni del suo amore e del fuoco del suo Spirito. Il Vangelo di oggi quindi ci invita a prendere coscienza della necessità di questa divisione, a non rimanere legati a ciò che è vecchio, all'uomo vecchio e al mondo vecchio, ma a camminare sulla strada dell'uomo nuovo, a rivestirci di Cristo e ad avere il suo stile, diventando capaci anche noi di essere battezzati, di essere immersi nella morte per poter risorgere a vita nuova, testimoni e annunciatori di un mondo nuovo in cui lo spirito dell'amore possa trovare la sua pienezza e la sua realizzazione. Dovremo contrastare anche all'interno delle nostre famiglie, come ha detto Gesù citando il profeta Michea. Voglio farvi due esempi fra i santi per farvi comprendere. Santa Barbara fu uccisa dal suo stesso padre. San Francesco di Assisi dovette dire a suo padre: «Ti restituisco perfino i vestiti, io scelgo un'altra strada». Ma l'esempio di questi santi e di tutti gli altri santi, di tutti i credenti in Cristo, brillano davanti a noi e ci dicono che è possibile vivere secondo lo Spirito, che è possibile accendere questo fuoco per un mondo nuovo, per un uomo nuovo.